Assolutamente importante, con tanti punti che condivido. L'analisi di come deve cambiare l'Europa, della centralità dell'Europa, della politica e non solo dell'Europa della moneta, e quindi il bisogno estremo che l'Europa investa su crescita, sviluppo e lavoro. Come credo di condividere le cose importanti che il Presidente Squinzi ha detto sul problema dell'occupazione, della crescita e dello sviluppo nel nostro Paese. Lui citava quella parte dell'Italia che è sempre sul no, quella parte dell'Italia che vede nello sviluppo industriale qualcosa di negativo. Io la penso esattamente come Squinzi. Noi dobbiamo essere l'Italia del sì, l'Italia che mette al centro il lavoro, gli investimenti, a partire dagli investimenti infrastrutturali. E accolgo come CISL assolutamente e immediatamente l'invito a Squinzi a individuare assieme associazioni industriali e sindacato confederale nuove relazioni industriali e un nuovo modello contrattuale. Un modello contrattuale che si basi sulla produttività e che quindi rafforzi di molto le competenze della contrattazione sul territorio e nell'azienda. L'opportunità di incontrare il Presidente del Consiglio Renzi è dettata dal fatto che la vertenza ECO ormai è arrivata a una condizione che vede lo stabilimento fermo ormai da più di 2 anni. I lavoratori sono tutti licenziati dal 1° gennaio del 2015 e quindi ormai anche dopo la chiusura che c'è stata tra Alcoa e Glencore sulla cessione dell'impianto rimane solo la definizione della questione energetica. L'incontro di oggi deve servire proprio per cercare di sollecitare il Presidente Renzi perché intervenga presso la Commissione europea dove il problema dell'energia relativo alla competitività deve essere sciolto. Il governo ha fatto una norma, prevede che per lo stabilimento ci siano delle condizioni con un contratto bilaterale per 10 anni e noi pensiamo che dall'incontro di oggi il Presidente Renzi debba prendere un impegno perché senta la Commissione europea per favorire la riapertura dell'impianto. Con l'apertura di Expo 2015, i sindacati confederali di Milano hanno lanciato una raccolta fondi a favore delle popolazioni nepalesi colpite dal terremoto. Una teca per le offerte è stata posta all'ingresso del padiglione del Nepal, che a causa dei ritardi dovuti al sisma non è ancora del tutto agibile. Quasi tutti gli artigiani e gli operai nepalesi che stavano costruendo il padiglione sono infatti rientrati in patria dopo il terremoto e a loro sono subentrati i lavoratori di imprese italiane. In poco meno di un mese la solidarietà per il Nepal è stata veramente importante a Expo. Abbiamo raccolto più di 140.000 euro. È una solidarietà che si trasforma veramente in cose materiali. Anche i lavoratori bergamaschi in solidarietà con i lavoratori del Nepal hanno contribuito a terminare lo stand e il percorso del padiglione del Nepal. Non è sufficiente. Noi speriamo che il Nepal e per questo facciamo un appello anche ai sindacati internazionali che Nepal possa partecipare in proprio a questo grande evento che è Expo. Devono avere l'opportunità di presentare la propria nazione, di presentare il meglio che questa nazione può far vedere al mondo. Non è sufficiente avere solamente un padiglione, bisogna che i nepalesi ci siano anche fisicamente. Noi aspettiamo che questi soldi possano servire sia alla ricostruzione del Nepal, ma possano anche ricostruire quell'immagine di questo Nepal così importante per la cultura mondiale, per la cultura dell'umanità.